Io passiamo fra un po' di 10 anni che lavoro qua. Ho lavorato 18 mesi come interinale, poi dopo è arrivato la parte. Siamo quasi 40-47 persone dipendenti, alcuni hanno lasciato, alcuni sono morti, alcuni siamo noi ancora qua, perché abbiamo fatto un accordo tramite Coop e CGL, con noi, ogni cooperativa che arriva, con noi siamo dipendenti, cioè passiamo subito, abbiamo 13°, 14°. Ogni anno arriva una cooperativa che va, ha passato 4-5 cooperative e poi perdiamo i diritti che abbiamo, cioè come la mensa, cioè perdiamo l'anzianità, perdiamo i livelli, cioè l'orario di lavoro. Ogni volta con il nuovo appalto? Ogni cooperativa arriva. Arrivo, ti perdi cosa? E a zero. Cioè, dire, l'anzianità li perde sempre. Io sono rimasto 5 da quando sono iniziato qua. L'anzianità è la stessa cosa. Cioè, non li vede. Ogni volta arriva uno e dice, ma ti prometti fra 6 mesi, fra 10 mesi, fra 12 mesi. Ti prende, meno, non vedi niente. E quest'anno è arrivato proprio le cose più brutte che non ho mai visto. È arrivata la Stracop che deve iniziare il 1° di dicembre. Cioè, come hanno detto alcuni ragazzi, alcuni miei colleghi, che deve iniziare. Chi non firma dal dopodomani, venerdì fino a lunedì, che sei fuori. Cioè, uno che lavora dei anni e dei anni a una posta, se arriva uno, perché ci metti un po' di tempo per il trattamento, il contratto, le cose, ma no. Noi del commesso noi non sappiamo niente. CGL e la Coop hanno fatto d'accordo, cioè hanno trovato una cooperativa come Astrocoop, può cambiare, perché Stracop mi sembra è trasporto. Arriva, prendi 140 ragazzi, 140 ragazzi hanno detto che 13° c'è, 14° c'è, ma bisogna fare il prove di 6 mesi, tipo, ti guardano, ti valutano, se le cose va bene, dopo lo tolgono e poi dopo va avanti. Solo con la cosa che mi dà fastidio è l'articolo 8, che è una cosa veramente che non ho mai sentito, forse c'è, ma quest'anno l'hanno messo davanti, avvisato, quando fai il coglione, quando fai le cose che non ti devi fare, anche è giusto, ma non l'ha mai sentito quella cosa. E poi uno che lavora di anni e di anni bisogna fare il provo, cioè il provo lo fa un posto nuovo, un lavoro nuovo, cioè provo di 15 giorni, provo di un mese, ma provo di 6 mesi è una cosa brutta, perché io i diritti che mi avevo dato alla Coppa, io l'ho perso tutto attraverso la parte, cioè noi vogliamo avere le stesse cose che abbiamo. Almeno togli quella prova di 6 mesi. Cioè io quella cosa veramente l'unica cosa che ho detto su questa cooperativa. Io non lo so domani, dopodomani come farò. Ma in tutti questi anni, dal punto di vista proprio del lavoro che fate? Ma è duro, è un lavoro pesante. Ci sono stati dei cambiamenti di volta in volta, vi chiedono di fare più lavoro. No, dipende, perché se uno fa un lavoro tranquillo e poi dipende dalla persona. Cioè io il mio lavoro l'ho fatto sempre, con calma, un lavoro, cioè, bisogna lavorare. Cioè, non... E poi hanno passato a dei capi che sono un po' stronzi, ma sai che i capi sono un po' duri come dipendenti, come lavoratori, ti chiedono sempre di più, se anche fai sempre bravo ti chiedono sempre più, ma quando hai una cartella molto, fai le cose serie, ma non ti rompi le coglioni, non ti disturbano. Io il mio lavoro l'ho fatto sempre, io sono tranquillo, solo che l'unica cosa che mi fa male è che io perdo il mio lavoro fra pochi giorni, cioè non è che perdo, cioè sono un po' disperato perché sono padre, perdo tutto con le... Il tempo che ha passato qua, perché è arrivato uno che mi dice che tu prendi questo e mi va a casa. Quello che a me che mi fa male. Dopo 10 anni sei di nuovo in prova. Sì, è quello che mi fa male. Cioè... E poi è passato anche l'anno scorso una cooperativa sotto appalto, perché io avevo un fratello che lavorava qua, cioè facevo dall'1 fino a 9:30 qua, e poi gli mandavo un altro posto. Come sala bolognese, dipende, ogni tanto sala bolognese, ogni tanto Interporto. Cioè tuo fratello lavorava per una cooperativa? Sì, Power, okay. C'è sotto la parte, perché Lord ha creato anche una parte sotto, per alcuni ragazzi, sono 30, 40, che lavorano qua dall'1 fino al 9, dopo il 9 li mandavo un altro posto a lavorare, fino a mattina. Al nero? Sì, dopo 8 ore andavo un altro posto a lavorare fino a mattina. Con un altro contratto? No, vabbè, sempre perché era assunto come da quella cooperativa, lo mandava in un altro posto. No, è subaltra, cioè tipo un altro sub. Quante ore arrivava a fare al giorno? Cioè,
dopo, siamo meno di 12, non so, 17, cioè io non so. Ma erano in tanti che... Sì, 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 tanti. Tanti, tanti, perché lì... E come si muoveva? Mi dicevi che venivano col furgoncino a prenderli? Sì, alcuni sono dei giorni che arrivavo due macchine, tre macchine nel furgone, ci mettevo 20, 30 e poi li portavo... Hanno lavorato senza, senza contratti? No, all'inizio senza contratto. Contratti, alla fine dopo dei mesi e dei mesi hanno lottato per... Hanno chiuso occhi, hanno detto che loro... non gli interessa, che per loro, quanto riguarda loro, proprio non c'è niente così. Però per tre mesi anche i sindacati CGL facevano tutti finta. I ragazzi hanno lavorato qui per mesi senza contratti e senza stipendi. E questo... lavoravano senza contratti? Senza anche stipendi. E la CGL sapeva? Sì, tutti. Ma non lo sapevano, alla grande. I capi coppa hanno detto che non gli... proprio è una cosa che non risulta, proprio niente, che è tutto a posto. Alla fine, quando altri sindacati hanno fatto i casini, alla fine, quando è già scaduto, quando è scaduto il contratto, hanno detto ecco il contratto. Contratto okay. Alla fine. Non abbiamo capito niente. Fino adesso i soldi, alcuni di loro non hanno neanche ricevuto i soldi. Ancora non hanno visto i soldi. Fino adesso. Questo è inaccettabile. La COP, se tu e gli fanno lavorare in nero la gente, questo è bello. Loro dicono la COP, se tu... E fanno lavorare in nero le persone. E i sindacati CGL che fanno tutte le politica sapevano tutte, hanno chiuso occhi tutti. Ah ragazzi, non possiamo fare niente per voi, è perché destra, è perché sinistra, è perché bla bla bla. Non è possibile. Io sono qua da 2003 che lavoro con loro. Tu lavori per la cooperativa? Ero interinale COP, ero. Mi hanno messo a casa, ci hanno usato per iniziare, proprio per iniziare la patto, ci hanno usato io e lui e altri nostri colleghi. Per iniziare il loro rapporto. È da quando hanno iniziato che ci fanno i giochetti? Ogni anno, a volta prima di anno, okay. Che fanno... Tu qua dentro che lavoro fai? Che sono una facchina, sposto i pacchi. Okay. Sposto i pacchi. Dopo 9 anni mi ritrovo a tornare al livello 6 e mi ritrovo a pagare quota sociale e stare a fare anche 3 mesi di prova, non so quanti mesi. Dopo 9 anni, io so fare il mio lavoro. E quando sono malata vengo anche a lavorare alla faccia della coppa. Non è mica bello così, non è bello. Non è bello. Quante donne siete a lavorare? Purtroppo siamo pochi le donne con la patria, perché anche lì fanno discorsi un po' strani. Cioè? Perché le donne vanno in maternità, non sono produttive, tutti cose strane. Ok. Ma te l'hanno fatto capire, te l'hanno detto? No, non assumono proprio più le donne proprio, non assumono. Per questo motivo? Perché possono andare in maternità? È vietato andare in maternità, ma sai che è un crimine. Quindi siamo messi così. Io faccio fatica a digerire questa meta, proprio faccio gran fatica a digerire. Faccio fatica, non lo so che cosa posso, che cosa altro posso fare che lottare per il mio posto di lavoro. Ho una bimba di 3 anni, quasi, e io devo dire, io faccio part time da quando ho avuto una bimba, inizio a fare part time. Devo dire che, accetto questo contratto volentieri, non credo. Non è così. Io, la COP, non lo so che cosa abbiamo fatto di male a loro. Hanno detto che loro non stanno guadagnando niente sulla patto, però ogni anno continuano a fare giochetti. Non guadagnano niente, però fanno sempre i giochetti. E comunque non sono in perdita, anzi. Hanno detto che sono in perdita. Tu ci credi? Io faccio fatica a credere. Da 2005 sono in perdita e poi continuano a fare i giochetti. Se tu sei in perdita, continui a perdere. No, c'è un gioco, una cosa strana in giro. Non ci credo. Io non lo so. Dopo 9 anni devo fare prova di 6 mesi. No, non ci capisco, non ho capito niente. Faccio finta di non capire niente. Questo è centrale adriatico. Questa cosa viene loro. E che hanno deciso di mettere la gente a casa, quindi maniera per mettere la gente a casa e di fare questa scienziamento mascherato. È tutto proprio è una cosa organizzata da loro. Proprio vieni dalla centrale, non dalla patto, dal centrale. Anzi, stanno usando la Asteco per fare i giochetti loro. Prima o poi tutto il mondo conoscerà il loro giochetto, prima o poi nessuno vuole più venire qua, prima o poi, solo che passerai gli anni. Così.